tutelare il castello Fienga a partire dall'ambiente. È l'impegno assunto dall'associazione Ridiamo Vita al Castello, che ha presentato il dossier Stop Discariche. Le finalità alla base dell'iniziativa sono state sia la sensibilizzazione della cittadinanza circa lo stato attuale in cui versa la collina del parco, e sia l'attivazione di una cooperazione tra associazioni e istituzioni per risolvere il problema. Armata di scope e palette, lo scorso 14 dicembre una pattuglia di volontari ha provato a ripulire gli anfratti e i tornanti della collina. Alla base dell'operazione c'era e c'è la ferma convinzione che il parco costituisce un bene comune per la cittadinanza nocerina e che è necessario un discorso condiviso e ben più ampio per giungere ad una regolamentazione effettiva degli spazi. La presentazione del dossier rappresenta il primo passo verso una nuova stagione di collaborazione e coinvolgimento in nome del Fienga. È dalla storia che riusciamo poi a dare un proseguio anche alla nostra persona, alla nostra dignità. Noi, vedendo questi sversamenti abusivi lungo tutta la collina del parco, siamo rimasti costernati. E proprio per questo, con le varie attività che facciamo e che ci speriamo di fare, facendo rete con tutte le associazioni che hanno partecipato, di riportare questa informazione, la storia e l'interesse da parte delle persone. Come associazione, ma insieme a tutte le altre associazioni, il nostro interesse è puramente culturale, informativo, di sensibilizzazione. Siamo cittadini di Nocera, dell'agro soprattutto, e vogliamo dare un segnale positivo. Ragazzi che non devono andare via dai propri territori, o se ritornano devono essere contenti e felici di poter portare un amico anche straniero nei posti che abbiamo, cercando di rivalorizzarli e dando informazione proprio, partendo dalla base.